Andiamo a vedere il corretto lavaggio di una ruota di una bicicletta. Innanzitutto la andiamo a bagnare. Io uso una pistola, questa qua che si usa anche per il giardino, però andiamo a bagnare con un sistema meno aggressivo. Se avete una pistola di queste qui regolabili, la miglior cosa è regolarla con una pressione delicata. Questa può andare bene. Una volta bagnati tutti e due i lati, aspettiamo qualche minuto che magari la sporcizia si ammorbidisce leggermente. Non c'è bisogno di usare saponi particolari. Io uso questo che viene 4,90 euro e oltretutto non è un sapone aggressivo. L'importante è che non è aggressivo. Il sistema è semplice, basta una spugna. Versiamo un po' di prodotto direttamente qua sulla spugna. Io uso il sistema che vi ho insegnato nei video precedenti, che metto qua la spugna con la pistola qua in orizzontale, in maniera che vado a insaponare direttamente la ruota. Con questo sistema io mi trovo già la ruota tutta insaponata. Un trucco che già vi avevo insegnato in passato per non lasciare pezzi non lavati bene, noi prendiamo il punto di riferimento, la valvola. Partiamo dalla valvola in maniera che una volta che ritorniamo sulla valvola, la ruota ha fatto il giro completo e l'abbiamo pulita tutta. Quindi prendo la valvola, questo punto di riferimento, e inizio a pulire il cerchio. E ritorno qua sulla valvola. La stessa cosa la faccio con la raggiatura. Questa è una ruota un po' particolare, però anche con la ruota più semplice il lavoro è sempre questo. Andiamo a pulire anche l'interno dei raggi, il mozzo. E anche l'interno del cerchio. Passiamo sull'altro lato, partiamo sempre dalla valvola. Dopodiché possiamo pulire anche il tubolare sempre partendo dal punto di riferimento della valvola. Il risciacquo sempre in maniera delicata per non far entrare l'acqua all'interno del mozzo della ruota. Se abbiamo una ruota di questo tipo un po' particolare, la possiamo asciugare anche con un panno in pelle. Sempre stesso sistema, partendo dalla valvola. Ed ecco qua la ruota perfettamente pulita, lavata e asciugata.
Sistema molto pratico e soprattutto molto efficace. Ricordiamo l'acqua a pressione, cerchiamo di non mandarla qua all'interno dei cuscinetti, che poi magari con il tempo l'acqua può far rovinare un po' il mozzo, perché se entra dentro l'acqua si può formare anche una leggera ruggine, diciamo. Oppure anche del calcare, quindi un po' di calcare o ruggine può non far girare, come in questo caso che ci sono dei cuscinetti all'interno in sfera d'acciaio, bene il mozzo. Pollice in su, sempre.